Marito chiede il divorzio senza motivo. La moglie gli chiede un mese di tempo per fare una cosa e rimane senza parole lui. Una relazione non è uno scherzo, come non lo è un matrimonio. In quest'ultimo caso entrano in gioco molte cose. Non c'è e non ci sarà più spazio per se stessi, o almeno non come prima. Tutto gira e girerà intorno alla coppia. Ogni mattina ci si sveglia vedendo il partner e si deve pensare sia alla propria colazione che a quella sua. Non è che lo si faccia obbligatoriamente, sia chiaro, ma in alcuni casi alcune cose si è obbligati a farle per via di un dovere coniugale. Forse proprio questi doveri hanno portato Richard quella mattina a dire: «Mi dispiace, voglio il divorzio». Sua moglie Carla era senza parole. Come mai? Sul serio, io non capisco. Infatti, come mai voleva farlo? Qual era il suo intento? Fuori pioveva, sembrava la giornata fosse stata fatta apposta. La casa era tutta in disordine a causa di una festa che avevano tenuto la sera scorsa invitando un po' di parenti. Anzi, più che festa era una cena in cui spettegolavano su di loro. Richard era rimasto a parlare con un parente divorziato da molti anni. Era il fratello di Carla. Era stato sposato per 8 anni prima di tornare single. E diceva in continuazione che era contento della scelta fatta e che ora stava veramente vivendo la sua vita da single. Era una persona però di cui non ci si poteva fidare, o almeno non da quando aveva mollato sua moglie. E solo Carla sapeva la verità su ciò che era successo al suo matrimonio. Ma non l'aveva mai detto a Richard e negli ultimi mesi l'aveva visto molto legato a suo fratello. Carla quella mattina voleva svegliarsi, preparare la colazione e ordinare un po' la casa prima di andare a lavoro il pomeriggio. Ma a quanto pare Richard era sveglio e seduto sul divano con aria pensierosa. «Tesoro, ma non dovevi andare a lavoro? Dai, ne parliamo dopo, ok? Vai!» Forse era semplicemente stanco e ancora un po' brillo dalla sera precedente, pensò lei, ma a quanto pare era molto lucido. No, sono a posto, ci andrò dopo a lavoro. Ho chiesto di entrare un po' più tardi, non me la sento di fare niente e ho riflettuto tutta la notte. Anzi, sai che ti dico, forse mi prendo il permesso. Non sono riuscito a dormire perché ci sono cose che non posso rimandare. Carla era ancora incredula e devastata perché non aveva mai visto una rottura nella loro relazione e cominciò a pensare che forse non aveva notato che suo marito fosse così triste con lei. Magari è colpa mia, avrei dovuto vedere i segnali, continuò a pensare. Dopodiché si alzò dal divano e andò via Richard. «Vado a fare un giro, ho bisogno di rimanere da solo». Non le diede il solito bacio, il solito saluto che fino a ieri dava con un grande sorriso. Che diavolo era successo la sera della festa? O che diavolo era successo negli ultimi tempi? Carla continuava a struggersi la mente per pensare a qualcosa, ma niente, non capiva proprio. Dove aveva sbagliato? Avevano una bella casa, una bella macchina, in generale una bella vita. All'inizio non era cominciata così, è vero, ma ora erano a posto e si stavano godendo la vita viaggiando insieme al loro animale domestico, Lucky, un cane che avevano adottato dalla strada. Carla si sedette sul divano, incredula e senza parole da dire, solo pensieri da mandare avanti nella sua testa, ma non aveva molto tempo. Quella mattina Richard non l'aveva neanche svegliata. Di solito lo faceva, anche controvoglia spesso, le faceva ogni genere di scherzo per svegliarla, a volte il solletico per esempio, ma non esagerava mai. Dopo averla svegliata le dava un bacio per farle capire che lui c'era ed era presente. Pensò intensamente al da farsi, ma il metodo migliore per lei era distrarsi. Così cominciò a pulire con molta calma. Aveva ancora 5 ore prima di andare a lavoro e cominciare il turno, quindi tutto il tempo necessario per riflettere. Raccolse da terra tutti i bicchieri di plastica buttati da suo fratello ubriaco marcio dopo aver bevuto. E lì le venne in mente la prima idea: chiamare subito suo fratello. Era diventato un'altra persona da quando aveva lasciato la moglie. Quando era piccola, suo fratello era sempre presente per aiutarla e sostenerla, aiutarla in special modo dai genitori, che non erano proprio i tipici genitori amichevoli. Non gliene importava niente di loro e spesso dovettero occuparsi di loro stessi da soli. Andavano a scuola con vestiti sporchi e stracciati, mentre i genitori facevano la bella vita e i viaggi, lasciandoli soli dalla mattina alla sera. Carla è sopravvissuta grazie ai nonni e suo fratello. Quando la sgridavano, lui era lì per proteggerla e aiutarla, e quando provavano a convincerla a fare qualcosa che non voleva, lui minacciava di chiamare la polizia. Come prezzo per queste cose veniva spesso picchiato, ma dopo tornava da Carla e le diceva che tutto andava benissimo. Infine, all'età di 18 anni, entrambi riuscirono a fuggire. Suo fratello aveva un anno in più ai tempi e fuggirono lontani. Trovò un lavoro e vissero in una casa abbandonata per tutto quell'anno. Affrontarono il freddo inverno e la fame. Marco lavorò per mesi senza sosta per riuscire ad affittare la prima casa. Avevano un'intesa così forte da riuscire a comunicare anche solo con gli sguardi. Ma tutto cambiò quando entrambi trovarono l'anima gemella e si sposarono. All'età di 29 anni Carla sposò Richard e Marco sposò Eleonora.
Ma quest'ultima divorziò da lui, infatti Carlo non riusciva a stare con un'unica persona. Dopo il matrimonio cominciò a bere e stare fuori fino a tardi, e infine la tradì. Così divorziarono e da allora continuava a dire che essere single era meglio, ma Carla sapeva una cosa, non era vero. Era l'unica a saperlo. Suo fratello era caduto in depressione per un periodo e Carla di nascosto si era occupata di lui. Ordinava l'abitazione, preparava da mangiare e prendeva i permessi da lavoro per lui, mandando email. Insomma, grazie a lei si era ripreso almeno un po'. Ma capì una cosa, amava stare con Eleonora. Però ormai era persa, quindi lui si era arreso. Ha passato un anno a dire a tutti che la vita era meravigliosa, mentre in realtà continuava a mandare fiori e messaggi all'ex moglie. Quest'ultima però non riusciva a perdonarlo. Insomma, alla festa poteva aver instillato in testa a Richard qualche cosa sul divorzio, pensò. Quindi andò da lui dopo averlo chiamato, infatti non rispose al cellulare. Pensò stesse dormendo. Prima di iniziare il lavoro, decise di andare a trovarlo. Prese con sé i cambi di lavoro e partì con la macchina. La strada per arrivare da lui non era tanta. Si erano ripromessi di abitare vicini per darsi una mano nel momento del bisogno e così entrambi comprarono casa nella stessa città. Il lavoro non era un problema perché l'avevano trovato fortunatamente in aziende del posto. Lui faceva il veterinario, aveva un amore smisurato per gli animali, mentre lei lavorava in un'azienda piccola, ma con un buon capo e buoni colleghi su cui poteva contare. Comunque sia arrivata a casa, cominciò a urlare. «Esci subito, Marco!» Era arrabbiata. Fino a prima era rimasta tranquilla, ma ora la sua rabbia era esplosa. Con suo fratello aveva perso i buoni rapporti da quando aveva divorziato e ci parlava poco o niente. Non nel periodo in cui lo stava aiutando a superarla, ma dopo, quando aveva cominciato a dire quelle bugie in giro su quanto fosse bella la vita da single mentre in realtà soffriva. Alla porta comunque arrivò Marco, tutto trasandato e con gli occhi gonfi. Stava sicuramente dormendo. «Ora ti svegli?» disse Carla. Lui ancora stordito rispose «Non siamo mica tutti attivi come te, sorellina». Dopodiché la fece entrare in casa. «Avanti, se ti serve qualcosa entra, invece di urlare qua fuori». Il loro legame, nonostante gli anni, era ancora forte in realtà. E un po' si sentiva. Infatti lei non si arrabbiò per l'ultima frase, entrò semplicemente e basta. «Come al solito, casa tua è un porcile da quando non c'è lei, vero?» disse Carla. Non era sorpresa, sapeva già in che stato era il fratello. Marco le offrì del tè. E cominciarono a parlare seduti sul divano. «Dimmi, come mai sei qua? Tra un po' non hai il turno?» Lei lo guardò, dopo essersi calmata un attimo. Fece così un grosso respiro e cominciò. «Lui mi ha detto che vuole divorziare». «Cosa, che intendi?» chiese incredulo Marco. «Non fare il finto tonto», disse Carla. «Sai benissimo cos'è successo. Di cosa avete parlato la sera scorsa? Probabilmente gli hai detto le solite cose su quanto sia fantastico vivere da single, vero?» No, aspetta, non ho detto niente, anzi sai, non mi ricordo, ero troppo ubriaco, ma se l'ho fatto gli parlerò di nuovo». Carla capì che non stava mentendo, aveva altre bottiglie in casa di birra, probabilmente doveva aver bevuto anche dopo essere stato accompagnato. «Me ne vado, non ho più voglia di parlarne, ma ti prego non mettergli più in testa certe cose». Marco rispose subito. «Aspetta, divorzierete davvero? Mi dispiace, non so cosa posso aver detto, ma ti prometto che non dirò più nulla. Fammi sapere, ok?» Era seriamente preoccupato. Così infine Carla tornò a casa. Aveva finito prima del previsto e aspettò prima di andare a lavoro. Si sedette sul divano a riflettere. Pensò a quando si erano conosciuti. Finalmente, dopo tanta fatica, suo fratello aveva affittato un piccolo appartamento e anche lei aveva trovato un lavoro. Poco dopo aveva conosciuto Richard. Era un lavoratore straniero che si era trasferito in Italia per sempre per trovare una vita più tranquilla e serena. L'azienda in cui lavorava lo ha mandato volentieri a gestire una filiale proprio in Italia. Comunque sia, conoscendosi in un bar, hanno cominciato a trovare molte cose in comune. Arrivando infine al matrimonio, diceva sempre di volere una famiglia numerosa, con tanti bambini. Ma negli anni di matrimonio non avevano mai provato seriamente perché erano sempre indecisi all'ultimo minuto. «E se non riuscissimo a gestire tutto?» si chiedevano ogni volta. L'unica cosa che riuscirono a fare fu prendere un cane, pensando fosse un buon allenamento prima di avere un bimbo, ma capirono presto che era ovviamente una cosa molto diversa. Insomma, avevano fatto una cavolata. Il matrimonio sembrava perfetto, a lei non sembrava di avere alcun tipo di problema però. Anzi, ogni giorno le sembrava di amarlo di più, ma non aveva mai notato nulla in lui, se non che negli ultimi mesi era sempre in ritardo da lavoro a casa. Diceva di fare straordinari, ma forse era altro. Però non voleva spiarlo, non voleva perché aveva paura di ciò che avrebbe potuto scoprire. A lavoro andò con molti dubbi. Arrivata la sua amica Lisa, notò subito tutto. «Hai qualcosa che non va oggi, posso aiutarti?» Le parlò della situazione e anche Lisa rimase sorpresa. «Mi ha invitata in casa tua settimana scorsa e non mi sembrava ci fosse qualcosa di strano, anzi vi abbracciavate come piccioncini». Anche lei rimase molto stranita dalla cosa. Infine tornò a casa Carla.
con ancora più pensieri di prima, non era riuscita un minimo a distrarsi e al lavoro aveva fatto alcuni errori. Insomma, non era proprio la giornata migliore. La pioggia continuava a cadere incessantemente e addirittura il meteo diceva di stare attenti ad un'eventuale tempesta. Richard, tornato a casa, non la guardò nemmeno. Disse solo: «Sono tornato», e se ne andò in salotto a guardare la televisione. Non sembrava importargli. Così lei si avvicinò. «Ascolta, che ne dici di parlare di quello che è successo?» Lui si girò con calma. «Non c'è bisogno, preparerò prima possibile le carte del divorzio». Non sembrava voler parlare. Ormai aveva preso la sua decisione. «Ti prego, aspetta, prima voglio capire perché». Ma non sembrava volerglielo dire all'inizio. Così tirò fuori una carta molto importante. «Sai, se non me lo dirai, non firmerò nulla». Richard, sconvolto, si alzò dal divano. «Non puoi, devi firmare». Non voleva ascoltare nulla. E le disse che non c'erano grossi motivi, ma era semplicemente stufo. «Ok, ti dirò la verità. Mi sono stancato della relazione. Ogni giorno è la stessa cosa. E ogni giorno sono obbligato a occuparmi di commissioni inutili. Voglio vivere da solo e fare le cose che mi piacciono, va bene?» Si girò dall'altra parte, non la guardò nemmeno mentre le diceva quelle cose. Lei scoppiò, cercò di trattenere le lacrime, ma era come un coltello infilzato nel cuore. Sentì un bruciore fortissimo al petto e un nodo alla gola. Voleva solo scoppiare in lacrime e basta. Nulla di più, ma si trattenne. Si girò per un attimo e infine disse una cosa del tutto inaspettata dopo averci pensato. Una cosa che lasciò Richard senza parole. «Va bene, accetto, ma dovrai accettare anche tu le mie condizioni». «E cosa vorresti?» chiese insospettito. Pensava gli avrebbe chiesto chissà quanti soldi o altro di economico, ma in realtà era tutt'altro. «Voglio che ogni sera mi porti in braccio nella nostra stanza da letto, come facevi quando eravamo sposati, e dovrai farlo per un mese. Va bene, voglio solo un mese prima di firmare tutto». L'uomo incredulo accettò. «Ok, va bene, altro?» Carla con un sorriso continuò. «Beh sì, dovrai venire 2 volte a settimana a cena fuori con me. Niente di così complesso, no?» Tranquillo, pagherò io». Così si strinsero la mano. Era strano. Carla sentiva molta distanza, ma allo stesso tempo sentiva anche una strana vicinanza. Non riusciva a comprendere quel sentimento, visto che nemmeno la guardava negli occhi l'uomo che aveva amato per così tanto tempo. Quindi cosa c'era che non andava? Prima di andare a letto, quindi, Carla ricordò subito a Richard la promessa. «Ehi, mi raccomando, si inizia da oggi». La prese in braccio e quasi gli venne fuori un sorriso. E Carla lo notò. Dormirono infine senza dirsi nient'altro e arrivò la settimana seguente. I patti erano chiari. Carla avrebbe firmato se lui avesse quindi mantenuto la promessa. Ogni mattina si comportavano normalmente, ma Richard non la svegliava più con un sorriso. La aspettava in cucina per fare colazione. «Ricordati che una promessa è una promessa», ripeteva Carla. «Dobbiamo andare a cena, né? Domani». Richard sembrò quasi scocciato, ma si ricordò appunto che le promesse dovevano essere mantenute. La giornata passò in fretta e Richard tornò a casa. Carla era arrivata prima di lui. Solitamente però lei faceva sempre tardi perché se la prendeva con comoda dopo lavoro. E infatti Richard chiese il motivo. «Come mai sei qui prima di me?» «Oh beh, niente di che, Richard. Volevo solo non ti addormentassi prima di mantenere la promessa». Sorrise, dopodiché mostrò all'uomo la cena. «Tieni, ho preparato tutto. Per oggi non andiamo al ristorante ma domani, quindi questa è la cena solo a casa». Carla si comportava come se non fosse mai successo niente e Richard un po' era incredulo. «Come può non essere triste?» si chiese. «La nostra relazione, dopo tutto, sta per finire». Dopodiché, quindi, arrivò il momento di portarla in braccio e lì sentì il suo profumo, mentre lei aveva appoggiato la testa sul suo petto perché ormai mezza assonnata. Richard in quel momento sentì un intenso odore di vaniglia. Capì che c'erano delle piccolezze che aveva smesso di notare in lei da molto tempo, da molti mesi. Comunque, continuarono e andarono avanti quelle settimane. Ogni singolo giorno Richard scopriva qualcosa di nuovo, o meglio, ritrovava vecchie abitudini e pensava fossero nuove. Si teneva per mano con lei, al ristorante le tirava indietro la sedia e parlava per ore, dimenticando tutto il resto. Sorrideva più del dovuto e non smetteva di guardarla mentre dormiva. Era una sensazione che aveva provato ardentemente negli ultimi anni, l'amore. E quell'amore in realtà non si era mai spento. Era lì, aveva solo bisogno di riattivarsi. Infine arrivò il giorno. «Ok, sono pronta», disse una domenica mattina appena sveglia Carla. Fuori c'era il sole, la casa era ordinata e il cane era accucciato a lei. Era come se sentisse la sua tristezza. Richard la guardò dopo essersi seduto vicino. «Non ho i fogli», disse. «Ah, li hai dimenticati?» chiese Carla, con voce neutra. «No, non li ho dimenticati, non li ho mai preparati». Richard si mise a piangere. «Che hai?» chiese Carla con voce tremante anche lei. «Io non voglio finire questa relazione, non sono pronto, pensavo di esserlo. Pensavo che se non ti avessi guardato negli occhi ce l'avrei fatta, ma tu hai proposto quella cosa del portarti in braccio e le cene e ora sono più innamorato di prima».
Continuò a piangere, lo fece anche Carla, ma con un grosso sorriso. «Ehi, allora non facciamolo!» disse semplicemente. Ma c'era qualcosa che non andava. Richard si alzò e andò in giardino. «Ma che hai, tesoro? Possiamo tornare come prima? Farò finta non sia successo niente, sto bene, vedi? Mi basta sapere che mi ami, non voglio altro!» Ma lui si girò e infine disse una cosa scioccante. «Mi dispiace, Carla, ti ho mentito. Non volevo lasciarti perché non ti amavo più. No, non c'entra niente l'amore. Io ti amo ancora, ti ho sempre amata. Volevo farlo perché... sto morendo». Lei, incredula, fece una faccia stranita. «Adesso basta con gli scherzi, ok?» disse spaventata. «Non è uno scherzo, sto morendo. Mi mancano pochi mesi, ho un tumore e l'ho scoperto 4 mesi fa circa». Entrarono in casa con Carla che rimase zitta per un bel po'. Voleva spiegazioni a tutti i costi. Richard la guardò e le prese le mani. «È la verità, ho un tumore incurabile. Un giorno sono svenuto a lavoro e mi hanno portato in ospedale. Qui mi dissero che avevo appunto questo tumore al cervello e che ormai era tardi. Anzi, anche se fossimo arrivati in tempo, non c'era possibilità. È un male incurabile. Così sono tornato a casa più tardi del solito quel giorno e ho riflettuto molto, ma non riuscivo a capire cosa fare. Nei mesi seguenti sono tornato sempre tardi a casa, perché ogni volta mi fermavo, seduto su una panchina a riflettere. I medici dissero che avevo ancora qualche mese, forse un anno. In base a tanti fattori, era veramente tutto incerto. Ho passato 2 mesi a chiedermi se valesse la pena continuare questa vita. Non ti ho detto niente perché non volevo farti preoccupare. Durante la festa che abbiamo dato, dove c'erano anche i nostri nonni e alcuni cugini, ho parlato con tuo fratello. Mi ha parlato della sua relazione da single. Ma non quello che racconta sempre a tutti, era ubriaco marcio e mi ha raccontato la verità, che è triste, molto triste, e avrebbe voluto continuare a stare con lei. Ma il tradimento, come sappiamo, non si perdona. E io, ubriaco, ma non troppo, mi sono sfogato con lui, dicendogli della mia malattia. Sapevo che non mi avrebbe ascoltato e avrebbe dimenticato tutto. Così il giorno seguente ho preso la decisione, vedendo quanto era triste tuo fratello. Non volevo diventassi così anche tu, e quindi ho cercato di farmi odiare. Se ci fossimo lasciati mese scorso, ti saresti rifatta una vita dimenticandomi, invece no, mi hai fatto innamorare più di prima. Carla lo abbracciò forte. No, non ti avrei mai dimenticato in così poco tempo, sarebbe stato peggio. Avresti dovuto dirmelo prima. Abbiamo sprecato questi mesi che avremmo potuto utilizzare per fare tanto altro. Carla pianse tantissimo quella notte ed entrambi presero una pausa da lavoro per la settimana. Volevano capire il da farsi, andarono nelle settimane seguenti da molti medici. Anche alcuni fuori dal paese, ma niente, non si poteva curare. Così infine Carla decise di fare l'unica cosa possibile. Molla il lavoro e stiamo insieme per realizzare i tuoi ultimi desideri, così come hai realizzato il mio, va bene? E così fece Richard. E fece anche un elenco di cose che avrebbe voluto fare. Avere una stanza videogiochi tutta sua, che da piccolo non ha mai potuto avere, visto che aveva vissuto in un orfanotrofio per la maggior parte della sua vita, trovando una famiglia solo all'età di 16 anni. Andare a Disneyland, guidare un'auto potente in pista e tanto altro. Carla era felice, lo vedeva sorridere ogni nuova attività che facevano e lui era sempre più innamorato. Infine però, cominciò a sentire il peso della malattia. Piano piano smise di camminare e cominciò a dimagrire a vista d'occhio, ma continuò a sorridere. Andarono in ospedale e ci rimasero per ben 2 mesi. 2 mesi in cui Carla non smise di dormire con lui. Infatti si appisolava sul divano che c'era in stanza e dopodiché andava a lavoro. Faceva tutto come ogni giorno, mentre in realtà stava morendo dentro, ma non voleva mostrare troppa tristezza all'uomo che era provato e affaticato. Una sera si misero a parlare di cosa avrebbe fatto dopo lei. «Quindi amore, che progetti hai per il futuro?» Lei però non lo sapeva. «Beh, per ora voglio solo aiutarti a stare su questa terra e magari riportarti a casa, che dici?» Ancora sperava di poterlo salvare e riportare a casa, non voleva arrendersi. Richard poi, con voce molto debole, continuò a parlare. «E dimmi, ti ricorderai così di me?» «Spero di no, sono brutto in questo momento e pieno di cose attaccate in corpo. Sai, l'anno scorso volevo divorziare anche per non lasciarti un brutto ricordo di me». Carla lo interruppe. «Smettila, non ti ricorderò così. Ti ricorderò come l'uomo che mi ha accettata nonostante fossi una scappata di casa senza soldi, come l'uomo che mi ha portata in braccio per un mese senza battere ciglio, o l'uomo con cui avrei voluto fare una famiglia. Ti ricorderò giovane e bello come sei sempre stato. Ho così tanti ricordi che sicuramente non saranno questi gli unici rimasti, quindi tranquillo. E poi io voglio prima riportarti a casa, così un giorno faremo...» Smise di parlare, notò il suo sguardo, spento, vuoto. Era arrivato il momento e lo sapeva. Carla si mise giù e dormì vicino a lui. Sentiva che ormai mancava poco. Non c'era altro da fare se non tenergli la mano. Da lì passarono 5 mesi. Carla chiese scusa a suo fratello e decise il suo nuovo obiettivo nella vita, aiutare Marco a uscire dalla sua situazione. Richard le aveva detto che gli piaceva Marco.
perché aveva salvato Carla e quindi a volte aveva provato anche lui ad aiutarlo in tanti modi, specialmente negli ultimi mesi, dove avevano legato moltissimo. Dopo la rottura con sua moglie, Marco aveva bisogno davvero di aiuto. Carla aiutò Marco a tenere casa pulita e insieme scoprirono di nuovo quel legame tra fratelli che avevano perso. Si davano una mano a vicenda a riprendersi ed è così che lei è riuscita a tornare se stessa, dopo molto tempo dalla scomparsa di Richard, che ancora oggi ricorda come l'uomo con cui avrebbe voluto avere una famiglia, l'uomo più bello e migliore del mondo. Thank you.